luogo del misfatto, perché c'è subito la battuta della punizione, palla Cuca sul settore di sinistra, la manovra torna nella soluzione centrale per Falchi, Zucchi Pastora, poi si torna per percussione centrale, Cuca non riesce a prendere la palla per la maniglia giusta e allora la torna in possesso di Teramo. Curioso il risultato fino a questo momento, ancorato sullo 0-0, Teramo che può imbastire una zona d'attacco per cercare di portarsi in vantaggio. L'impresa non è facile perché vediamo già la difesa di Sassari, la sinergia ben schierata a coprire tutti i possibili varchi e pertugi opportuni per Teramo, che ci prova, si alza in volo, è una bella lob della giocatrice con la maglia numero 17 che appena lo scriba finisce di Lampis di prendere nota. Anche noi potremo snocciolare le formazioni, partiamo con Sassari che scende in campo con Ilenia H, Perez, Nila Canessa, Elina Contini, Tonio Cuca, De Palmas, Takax, Falchi, Fenu, Lostia, Manca, Monreale, Onnes, Pastore, Sandu, un po' tutti riusciremo a vedere in questo frangente. Intanto è proprio con la Falchi che smista palloni importanti, c'è la spinta e la... però eccola lì, sanzionata così come meritava la giocatrice Lampis, una spinta poco sportiva, questo però ormai non ci riguarda più, la storia prosegue nella ripresa del gioco. Perde palla Sassari, c'è la rimessa già effettuata per Teramo, superata la linea mediana del campo e la palla per Settler, il palleggio, lo scarico sul settore destra per Di Pietro, si avvicina alla pericolosa Palarie, la chioccia della formazione di Teramo, il tiro smorzato dall'estremo difensore del padrone di casa, il lancio lungo di Cucca, supera la linea mediana, servita sul lato destro del campo già da De Palmas, il tiro ancora una volta, la risposta per le rime da parte del portiere Bergallo, siamo sicuri di quello che stiamo dicendo? Evidentemente sì. E intanto Di Pietro in possesso di palla, Teramo che sta pungendo, non ce l'aspettavamo così determinata e così concreta, Sassari un po' meno ficcante. Sì, stanno avendo un po' di difficoltà nell'attaccare la difesa schierata, poca circolazione di palla, poca fluidità nella circolazione di palla. Teramo è squadra che segna poco solitamente, anche la sinergia non ha un grande potenziale offensivo, quindi si prospetterà una partita dal punteggio basso. Una partita a punteggio basso, deve comunque risalire la china Sassari, Cucca il servizio per Contini non va a buon fine, palla persa, l'ennesima palla persa che si lascia scappare Sassari, e allora si riprende a giocare però dal versante Teramo con il pallone per Stettler, lo scarico per Palari e la stoccata non è vincente, c'è l'intervento irregolare da parte della nostra giocatrice, della giocatrice con la maglia numero 17 Canessa, ancora un tiro per Teramo, vediamo un po' la decisione del direttore di gara, si parla di ripetizione, 9 metri sì, e allora Di Pietro per Stettler, Palari ancora, la spina nel fianco per Sassari, Palari prova ad alzarsi in volo, a salire in rampa di lancio ma viene smorzata sul nascere. E si riprende ancora con una ripresa del gioco per Teramo, il palleggio di Stettler, lo scarico dietro la schiena per Di Pietro, ancora la percussione offensiva di Teramo non ha il fretto sperato, frutti da raccogliere non ce n'è e Teramo deve accontentarsi di una semplice rimessa in gioco in zona comunque non pericolosa. Albertini, Stettler, si riparte, soluzione centrale per Teramo. Quello che stiamo vedendo è la terza giornata, è un recupero perché il coach, il mister della formazione di Teramo ha dovuto andare per impegni con la nazionale maschile, e allora ripartenza veloce, rapida e fulmine da parte della sinergia Sassari che supera il mediano del campo, Zucchi Pastore, lo scarico per Lampis, per Canessa, fulmina la ripresa del gioco di Sassari, il tiro fuori dalla rete, dalla visione del gol da parte di Onnis, solo l'illusione per Sassari, l'illusione del gol, ma anche quella subito smorzata, ancora Teramo che può amministrare questo pallone, siamo a 23 minuti dallo scadere della prima frazione di gara, vantaggio esiguo, ma comunque vantaggio da parte di Teramo per 1-0, ancora però una situazione di gioco fallosa sanzionata dal direttore di gara e pertanto si riprende con la ripresa, col
il pallino del gioco in mano a Teramo. Lampis, il palleggio con la mano sinistra, l'apre il gioco sul settore di sinistra, ancora Palari e la palla schiacciata a terra, supera la linea di porta ed è doppio vantaggio, 2-0 per Teramo. Sassari deve registrare qualcosina nelle retrovie, cerca fortuna in avanti, Chiara Falchi viene abbattuta in rampa di lancio. E dunque, ripresa del gioco dai 9 metri con Canessa, lo scarico per Zucchio Pastore, ancora Falchi, chiamata in causa Zucchio Pastore sul settore destra, lo scarico, il cambio di gioco per Carmen Onnis, abbattuta ancora una volta Zucchio Pastore, sembra che Teramo ci stia prendendo gusto a mettere in difficoltà Sassari. Sì, è una tattica molto aggressiva, c'è da aspettarsi, ho visto la giocatrice Albertini fa dell'aggressività, della grinta, una delle sue caratteristiche principali, e avrà contagiato anche le compagne. Va bene, e allora riprendiamo col commento con Tonia Cucca, allo scarico per Falchi, prova Zucchi Pastore la percussione, c'è però il fischio del direttore di gara, per cui gioco interrotto, palla che finisce nelle mani di Tonia Cucca, lo scarico per Zucchi Pastore, questa è Onnis, la staffilata che non lascia scampo all'estremo difensore ospite, nulla di fatto per lei, gol per Sassari, risposta per le rime di Palarie, 3-1. Teramo, 22 minuti da giocare in questa prima frazione di gara, ancora Sassari non ha trovato il bandolo della matassa, grande difficoltà per le ragazze della Sinergia per gestire le manovre d'attacco, ancora Onnis, spinta, non c'è fallo, Zucchi Pastore, palla in via centrali, Cucca abbattuta dalla difesa nella fattispecie, a non andare fuori casa è stata Cinzia Albertini, però il fischio del direttore di gara a ravvisare l'irregolarità e dunque si riprenderà dai 9 metri. Canessa, maglia numero 17, una delle novità di questa formazione, iniezione di gioventù, dalla limite per il 3-2 e Sassari deve schiacciare sull'acceleratore se vuole comunque avere la meglio di Teramo. Di Pietro, Palarie, fischio del direttore di gara, 21 minuti, in un minuto Sassari può risalire da china, Stettler per Palari, la palla è ancora per lei e lei il terminale offensivo su cui punta tutto Teramo e fa bene perché è andata ancora una volta a referto, 4-2, Tonia Cucca il palleggio in avvicinamento, Zucchi Pastore cambia fronte d'attacco e il lob, loft e chiamalo come ti pare, comunque di gol si tratta, quindi il numero 15 in linea Contini al decimo minuto e poi la risposta per le rime, questa volta di Albertini non c'è perché il fischio del tiro di gara nega la soddisfazione della rete, dunque 4-3, il tiro alto questa volta, la sassata di Tonia Cucca non c'entra lo sbicchio di porta, risultato parziale, ve lo ricordo, 4-3 per Teramo, dunque un risicatissimo gol di vantaggio per Teramo. Stettler in amministrazione di palla con Palari e la combinazione non produce gli effetti sperati, almeno quello di mandare in bambola la retroguardia sassarese, con Lampis ancora sul settore destra, Stettler sulla sovrapposizione, la centro entro di Palari e il tiro di Albertini coglie il 7, più 2 per Teramo, il vantaggio allo scorer dice 5-3, 19-46 da giocare ancora, Sassari in bambola quando si tratta di amministrare un gioco di difesa. Più che altro in difesa i problemi sono in attacco, la squadra non riesce a far girare, è lentissima nel giro palla, non riesce a trovare sprucchi, dovrebbe giocare in contropiede perché la caratteristica principale del gioco che propone l'allenatore, adesso ha segnato Carmen Onnis e la squadra è tornata a meno uno, però la vedo dura. Va bene, e intanto abbiamo visto l'ingresso in campo anche di un contributo di esperienza, perché stiamo parlando di Takax che dopo essere stata lontana dai campi per lunghissimo tempo in virtù dell'infortunio corsone al ginocchio, ora abbiamo la fortuna di poterne apprezzare le qualità tecniche, è andata a sostituire Tonia Cucca e allora Palari il palleggio, l'avvicinamento e il tiro alle stelle per il nulla di fatto
Takax, Falchi, l'avvicinamento Zucchi, Pastor, scarico per Takax ancora sul tentativo di servizio per i linea Contini e Sassari va in un nulla di fatto. Ora la trattenuta di Pastor sanzionata giustamente. Teramo in avanti con Stettler, Di Pietro, ancora Stettler. Stettler, il buono, il passaggio dietro e la trattenuta ai danni di Contini. Eccolo lì, ha provato a giocare d'astuzia Palaria, ma l'arbitro a due passi non ha potuto fare a meno di sanzionare la prova di Palaria e dunque si riprende a 17:52 dallo scadere della prima fazione di gara il vantaggio per Teramo di 5-4. Teramo che fino a questo momento non ha messo nel carniere neanche un sol punto per quanto riguarda la gradatura del campionato. Sassari invece ne ha vinto uno e ne ha perse due. Oggi la strada un po' in salita, vediamo un po' cosa salterà fuori. Dato il palleggio di Zucchi, Pastore si avvicina all'area, al limite. Ancora una volta lo scarico senza guardare per Conti, neanche Conti non stava guardando. E allora Palarie per Stettler. Il palleggio di Pietro, lo scarico per Contini, ci libera sulla destra Lampis, preferisce di fare tutto da sola Stettler, a battuta. E cartellino giallo anche per Falchi. Ancora un quarto d'ora al cronometro per decidere di questa prima frazione di gara. 5-4 per Teramo, punteggio bassissimo. Come era giustamente prevedibile, sottolinea Gianluca Derelitto, ancora Palarie si alza e questa volta ha intercettato il bolide della Palarie. Dunque Takax per Canessa. Canessa prova a far passare il pallone in una selva di braccia, non riesce nel tentativo, comunque ostacolato in maniera fallosa. Allora si riprende con le operazioni di gioco. Questa volta il tiro è stato scoccato da Andrea Takax, che inquadra sì lo spicco di porta, ma viene intercettata. Nel rovesciamento di fronte, Lampis ad area referto per il 6-4 di Teramo. E forse più che mai serve un time out a Sassari per spezzare il ritmo che sta giovando così tanto a Teramo. Chissà. Zucchi Pastore, lo scarico per Onnis. Mi è sembrato di vedere un fallo. Il tiro da 7 metri. Sì, adesso va Andrea Takas, che come hai detto tu prima torna in campo dopo una lunga assenza per infortunio. Adesso vediamo se realizzerà questo rigore fondamentale per tenere in scia la squadra. Ed è così. Si fa carico del dramma della sinergia. Allora, con tanta responsabilità, Andrea Takas prova a tenere in scia la sinergia. Dunque siamo 6-5 nel parziale del primo tempo, a 15:25 dallo scadere del primo tempo appunto, e occhio per occhio, dente per dente, il tiro dei 7 metri anche per Teramo. L'azione fallosa Sassari ha fermato la percussione offensiva di Teramo. E allora Palarie al tiro dai 7 metri, non lascia scampo a Luana Monreale. E Sassari che si deve accontentare di stare ancora meno 2. Non inquadra lo specchio di porta Canessa, bisogna aggiustare il mirino. Aia. Sassari con le polveri bagnate non riesce a colpire come vorrebbe. 5-7, meno 2, infrazione per Teramo, ripartenza rapido quasi per Sassari. Palleggio di Falchi, si gioca sul settore di destra, d'attacco, finta di Pastor, ancora Andrea Takax, la volée per Onnis che incoccia sull'estremo difensore ospite, la ripartenza rapida fulmine da parte di Palarie, intercettata da Zucchi Pastor. E allora si riprenderà con la rimessa in gioco di Teramo. Stettler su Di Pietro, offre il pallone a Lampis, ancora Di Pietro per Stettler. Palarie brucia sul tempo Zucchi Pastor,
lanciata a sua volta in un contropiede fulminata, giù che passò la referto anche lei. 6 per la Sinergia Sassari, 7 Teramo. Una bella giocata che ha visto Falchi e Zucchi Pastore coinvolti. Sì, sono riusciti a lanciarsi in contropiede, come si suol dire, hanno fatto una bella giocata, ma i problemi sussistono purtroppo, non è che una giocata non risolve niente. 6 punti in quasi 17 minuti dicono tutto. 6 reti, scusa. Cinica e puntuale l'osservazione di Gianluca Dell'Elitto. 6 reti in così tanto tempo trascorso sono veramente un campanello d'allarme. Intanto in campo anche Ben in casa per Teramo. Stetla, ancora lei, palleggia lo scarico per Ben in casa. In campo anche con il numero 8, avete visto Di Pietro, si è spostata sul settore di sinistra. Per le giocate, eccola qui, servita puntuale, poi mandata per le terre nel contrasto. Palo per Di Pietro, ripartenza, messa ancora una volta a terra da Zucchi Pastor, deve rialzarsi e correre. Contini, Takax, la palla per Falchi, settore destra, Onnis, ancora percussione, tiro, traversa di Zucchi Pastor, palla ancora una volta per Takax che scocca il siluro. E le due reti di Takax vengono benedette dall'applauso del Palasanturu. E dunque si ritorna sulla situazione di parità dopo 9 minuti. Ben in casa, passaggio sulla schiena per Stettler, c'è la trattenuta da parte di Takax. Bene in casa per Stettler, Albertini, il palleggio ancora e Sassari spegne ancora una volta le velleità d'attacco di Teramo e questa volta il fallo c'è tutto su Zucchi Pastor da parte di Di Pietro, anche se l'azione da fallosa era combinata, l'hanno combinata in due. Takax, Onnis, Contini, chiedo scusa, ancora Takax, il gioco tra le due. Contini, contrastata da Albertini, c'è l'infrazione. Dunque 7 pari fino a questo momento, 10:40 da giocare, la ripresa del gioco, affidata a Takax. Palleggio, l'avvicinamento, lo scarico per Falchi, Zucchi Pastor, Onnis. È in una azione di confusione, ne approfitta Onnis che va a siglare il vantaggio 8-7. E chissà che questo vantaggio dopo 10 minuti non significhi qualcosa. Sì, loro hanno fuori l'unico terminale offensivo che hanno, cioè la Palarie. La Sinergia è stata brava ad approfittarne per piazzare questo mini break, diciamo, sì, e portarsi in vantaggio per la prima volta nella partita. Nella storia dell'incontro, diciamo così, nella storia dell'incontro. E intanto cincischiano e gigioneggiano in attacco le ragazze di Teramo. Lampis per un attimo ha preso il pallone, allora arriva Bertini, arriva anche l'intercetto di Falchi, vista una spinta, mi pare operata da Zucchi Pastor, e ora si riprende con la rimessa in gioco da parte di Teramo. Stetla, Albertini per Ben in casa, il palleggio le si para dinanzi e anche noi andiamo in time out.
E torniamo in campo, vi ricordo il risultato parziale 8-7 per il Sassari, 9-38 da giocare, si riprende con Teramo in possesso di palla, il pallino del gioco dunque per le maglie biancorosse. Lampis si accentra, lo scarico per Albertini, palla che gira per bene in casa, Stettler temporeggiano, perde il pallone per un attimo, Stettler, arriva poi Lampis e si tirano il pallone addosso come se nulla fosse, giallo per Takac. E intanto a terra per un colpo subito al capo, mi pare Albertini. Cinzia Albertini. Già in quel di Sassari sponda l'altra città sponda. Sponda Città dei Canieri, giocatrice di grande temperamento, carattere, grinta che dir si voglia. Una giocatrice che il suo in campo lo dà, non credo che si tirerà indietro per un colpo a... come è così. Niente, vuole stare in campo Cinzia Albertini, vuole dare il suo contributo e mettere il proprio timbro a marchio sul match. 8-7, vi ricordo il parziale per Sassari. Intanto può approfittare Teramo del fatto che Cinzia Albertini proprio subì il fallo e dunque ripresa del gioco per le atlete biancorosse. Palarie per bene in casa, attenzione perché è tornato in campo il bombardiere di Teramo, Palarie, eccola lì inquadrata col pallone tra le mani. Lampis ben in casa, ancora Palarie, bisogna chiudere Palarie, ci prova Sassari, il palleggio di Cozzi, Albertini, eccola lì. Mi ha tessuto le lodi Gianluca De Relitto e si è sentita in pieno dovere di rispondere. Presente Albertini ed è dunque andata a referto. Intanto fa piacere vedere gli spalti gremiti del Palazzo Santoro per l'appuntamento della pallamano nonostante il turno infrasettimanale. Contini! Palla schiacciata a terra, 8 pari. 9-8, 8 minuti da giocare, intanto c'è avvicendamento tra i pali per Teramo, ne ha ben donde di arrabbiarsi Daniela Dovesi, adesso è Dovesi in campo, intanto ci siamo persi qualcosa, Falchi, 2 minuti e Sassari... non vorremmo utilizzare se blasfemi dire piove sul bagnato, ricordiamo comunque è stato osservato un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'alluvione in avvio, un momento difficile per tutta la regione. Nove pari. A proposito, adesso Teramo ha sostituito il portiere, ha inserito Daniela Dovesi al posto di Coni Bergallo. Daniela Dovesi è uno dei portieri più promettenti della pallamano italiana, giovane, ha un passato in Futura, progetto inventato dalla federazione per cercare di risollevare le sorti della pallamano italiana, una bella giocatrice. Sì, vediamo un po' se... sarà all'altezza del giudizio espresso da Gianluca. 9 pari intanto il risultato, 7 minuti da giocare nella percussione offensiva di Teramo, nulla di fatto. E intanto è più il tempo che vediamo giocare Teramo nella metà campo di Sassari che non Sassari nella metà campo di Teramo, e questo è forse un altro campanello d'allarme. La parata intanto sul tiro di Palare da parte di Luana Monreale. Tutte e due le squadre hanno problemi in attacco, si vede. Teramo praticamente tira solo Palarie e la sinergia fa una fatica tremenda a attaccare la difesa schierata. E quindi il risultato è sotto gli occhi di tutti. 9-9, assenuti alla fine del primo tempo, poco spettacolo. E aspettiamo che passi la nottata, diciamo. Alla bassa nottata, come direbbero in Campania, ben in casa. 10 per lei, sì, per la Teramo.
primo per lei. Il Sassari ha un attacco sterile, a dir poco. Takas per Contini, e una gliene capita, una ne sbaglia. Adesso mi dispiace andare contro in linea Contini, però vediamo un po' Sassari cosa può togliere dal cilindro. In panchina cosa abbiamo, Gianluca? In panchina cosa abbiamo? Abbiamo può attingere forse il mister, richiamare in campo Toni Acucca. No, aspetta, in panchina la squadra non se la sente, non si vuole sbilanciare, Gianluca. Allora Takas, Falchi è tornata intanto per la parità numerica, anche Falchi a dare il suo bel contributo, perde palla, ma c'è l'attacco cattivo da parte di Albertini. No, in panchina ci sono molte giovani, alcune anche di buon livello. Un nome, mi viene a fare un nome su tutte, Giada De Palma, adesso ha pareggiato. Sì, pareggiato Giada De Palma, Silegnaca, il portiere, sono ragazze che il loro contributo lo possono. Bisogna ricordare che ci sono fuori per infortunio Laura Dettori e Federica a caso. E dunque le attendiamo, ricordiamo poi i prossimi appuntamenti di sabato e giovedì, perché Sassari non si può negare la palla a mano dalle 3, e dunque alle ore 15 alla Palla Santoro a Sassari sabato ci sarà, pardon, giovedì 28 alle 15, il turno simpatico del 28 novembre. Intanto il tiro, anche quello è un recupero, diciamolo, è un recupero anche quello. E sabato c'è la palla. 10 pari. Takas, la finta, il tentativo di far filtrare un pallone, abbattuta Canessa, e si va dai 7 metri. Ci va ovviamente l'esperta, la specialista Takas, dentro, più uno ancora. 3 reti di Takas, tutte e 3 importanti fino a questo momento. Sì, direi proprio di sì. Uno per dimezzare lo svantaggio, una per siglare il pareggio e una questa volta per dare il vantaggio. Palarie mette fuori. 11-10, 3 minuti. Punteggio strano da vedere qui alla Palla Santoro nel primo tempo. Avvicendamento tra i pali. Vediamo un po' se cambiando l'ordine dei fattori il prodotto cambia. Scommettiamo, Gianluca, che entra Palarie, dentro. Nulla si può contro il terminale offensivo, anche Elena H, che si è comunque intercettato la traiettoria. Non ha potuto nulla sul bolide di Palarie. Toni Acucca in campo anche lei per Takas. Messa giù da Di Pietro. E si complica il lavoro per Sassari a 2 minuti. Partita sul binari della parità. Sassari deve vincere questa partita. In termini assoluti. Intercetto e c'è il fallo. Takas. Ancora Cucca, il tiro vincente di Falchi a galvanizzare le file della sinergia. Più uno, 12-11 a 1:55, ancora però il pareggio di Di Pietro. Takas per Contini, palla che pesa, scivola, non ne vuole sapere di essere agganciata. Sbaglia tutto Sassari, sembra proprio propensa, ben portata in questo. Un po' più di concentrazione forse per le ragazze. Palarie intercettata stavolta
da Luana Monreale. 1:08 per chiudere questa prima faticosissima frazione di gara. Albertini si libera, Lampis viene servita in questo momento nel settore destra, si alza, non inquadra lo specchio di porta, Luana Monreale può lanciare l'offensiva, la palla finisce a Contini che nonostante tutto insacca ancora una volta. Vantaggio Sassari 13-12. Non va la... E sì, la disputa è proprio sull'assegnazione o meno del vantaggio. Vediamo un po' cosa decide il tavolo. Eh sì, è buono. Ha fatto così. Lo scorer che dice 12-12, il cronometro che si è congelato sui meno 51 secondi. Situazione da dirimere al più presto, si tratta di decidere se il gol di Luan, di Ilenia, non è valido. No. E aveva chiamato il time out, ottima scelta. Devo dire 12-12. E dunque un gol in meno a Sassari. 45 secondi da gestire, possibilmente in zona d'attacco. Takers. Il tiro in torsione di Canessa, si va da 7 metri. Ci fa la polizza per la sinergia, parliamo di Andrea Takas, 3 reti al suo attivo fino a questo momento, dai 7 metri 2 su 2, 3 su 3, più 1 Sassari, nel totale 13. Per la sinergia, 20 secondi allo scadere di questa prima frazione di gara e poi tutti a riposo per riorganizzare le idee, e Sassari ne ha bisogno. Albertini si avvicina, Stettler, lo scarico per Benincasa, ostacolata a 3 secondi, un secondo Palari, il tiro intercettato da Luana. Primo tempo si chiude sul 13-12 per la sinergia Sassari su Teramo. E torniamo in campo con la sinergia Sassari che se la vede contro Teramo. Risultato parziale, vi ricordo, 13-12. Questa è la chiusura della prima frazione di gara. 13-12 sicuramente, punteggio veramente basso.
e prova a raddrizzare la barca Albertini, ma intercettata da Luna Monreale. La ripartenza di Sassari per Canessa, il pallone poi attacca, si alza Contini, insacca questa volta per il massimo vantaggio della sinergia, e cioè più 2, 14-12. Intanto vi ricordo al mio fianco Gianluca Derelitto dei Sportivamente Sassari e anche collaboratore di palleinrete.it. Grazie Gianluca per essere qui, un avvio, l'avvio che ci voleva per Sassari. Sì, hanno toccato, hai detto tu prima, il massimo vantaggio, più 2, adesso bisogna, è subito si è riavvicinata con una lettera della Stettler, eravamo a meno 1. Di nuovo in attacco la sinergia con Cucca, palla per Falchi, soluzione centrale a beneficio di Canessa, arpionata, cinturata ed abbattuta. Cucca per Falchi, la finta ormai ben schierata anche la retroguardia di Teramo, il passaggio filtrante per Canessa, c'è però l'infrazione e dunque ancora Sassari in possesso di palla. Sbaglia tutto Andrea Takax nel passaggio, è andato direttamente oltre la linea rossa del campo, dunque ripartenza di Teramo, Palaria, attenzione a Palaria Stettler, palo di Stettler, ancora il palleggio di Lampis, il servizio di è per Palaria che smista e scodella palloni importanti, ma soprattutto li insacca. Attenzione, eccola lì, servita Palaria su di lei, Tonia Cucca, la difesa speciale su di lei, Lampis il diagonale, non inquadra lo specchio di porta, dunque possibilità per Sassari di incrementare il proprio vantaggio qualora riuscisse almeno ad inquadrare lo specchio di porta. Contini per Takax, Falchi, Cucca si gira, si volta, ma viene arpionata da Benincasa. Canessa, Takax, Falchi, ancora Cucca. Il tiro di Cucca da distanza siderale trova il pertugio e si accomoda il pallone alle spalle dell'estremo difensore ospite. 15-13, ancora bissato il doppio vantaggio. 15-13 significa più 2 per Sassari a 26-53 dalla chiusura del match. Ricordo, importante se non è capitale il dover vincere quest'oggi contro una formazione che ha 0 punti nella casellina nella graduatoria del campionato. Campionato di quante squadre, Gianluca? 8. Questa adesso ha segnato Chiara Falchi, più 3. E intanto più 3 Sassari che ha intenzione di mollare gli ormeggi e prendere il largo. Chissà. 8 squadre delle quali 2 sono nettamente più forti delle altre e giocano scudetto, e sono Salerno, che sarà qua giovedì prossimo per il recupero della quinta giornata, e Conversano, che sarà qua sabato per la sesta giornata. Due impegni abbastanza proibitivi per la sinergia, che oggi è per forza a vincere, perché per il morale e per tante cose, perché poi se non si vince è un problema. E come dice il proverbio, se non si vince. E intanto si va dai 7 metri perché il fallo subito da Albertini è stato interpretato così e dunque può sorridere e tirare un po' il fiato Sassari perché ha più 3. Dai 7 metri ci va la specialista contro Luna Monreale, Palarie può sbagliare ma non è il momento, il pallonetto a beffare il portiere sassarese. Takax per Chiara Falchi, Tonia Cucca, palla che gira vorticosamente da una parte all'altra, da un versante all'altro d'attacco, infrazione di Takax. E allora 16-14 dice lo score, il tabellone luminoso qui alla Pala Santoro, la ripartenza di Teramo
mette in apprensione Sassari, che è costretta a ricorrere al fallo per bloccare la manovra offensiva. Stettler, palla sul settore di destra, torna per via centrale, ancora Stettler nel terminale, il punto di riferimento, il faro delle azioni di Teramo. La palla schiacciata a terra, tra le gambe il tiro di Benincasa. Luna Monreale vede accomodarsi la palla alle sue spalle, 16-15, si riporta sotto Teramo, inattata una palla che sembra non avere destinatari. Stazione a Beffarda di fronte alla linea di difesa, Takax, il bolide che non inquadra lo specchio, 16-15, attenzione perché questo pallone può voler dire ancora una volta pareggio. Palarie, si alza il bombardiere che è stato fermato in fase di decollo, quindi 16-15, palla ancora però per Teramo. Palarie si è riportata sulla sua mattonella, Stettler ad amministrare palloni, a snocciolare azioni senza soluzione di continuità, ancora per lei Stettler, il retropassaggio per Di Pietro, Di Pietro nel palleggio e non trovano uomini, giocatori libere. Attenzione però perché c'è ancora un fischio della direzione di gara. Ricordiamo i nomi dei due direttori di gara, Falcone e Panno. Intanto Palari ancora una volta al tiro, ma il gioco era già stato interrotto, bisogna riprendere il, e come si dice, il tempo scorre. Di Pietro da lontano inquadra, inquadra perfettamente la porta, 16-16. Siamo stati facili profeti nel indirizzare l'attacco di Teramo sull'aggancio ancora una volta di Sassari, che tentava la fuga. Però Chiara Falchi tenta il passaggio su Canessa, non va. Zucchi Pastore ancora in campo, il pallonetto, non l'ha capito Canessa. Attenzione perché può essere la palla di vantaggio per Teramo. Lampis, e le cose si complica per Sassari, 16-17. Se non va a segnare questa, la vedo grigia, potrebbe pensare doppio, passi di infrazione di passi e via. Stiamo lasciando le frasi a metà per un semplice fatto, siamo basiti da come Sassari sia passata da un più 3 a un meno 1 nel breve volgere di 2 minuti. Quantomeno raccapricciante la prova in questo lasso di tempo. Palarie, parata questa volta, e trattenuta di Pastor, 2 minuti per lei. E quando sembra vedersi la luce alla fine del tunnel, poi puntualmente in un modo o nell'altro viene spenta. Gianluca. Sì, diciamo che questo vantaggio di 3 reti aveva un po' illuso, invece la squadra si è bloccata, ha subito un paio di reti, adesso hanno subentrato Legnacca al posto di Luana Monreale, che ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, 2 gol potevano essere vittori. Adesso il contropiede di Legnacca Contini, pareggio. E ci voleva Contini per pareggiare. E se Celenia, i Contini tornano. Permettiamoci di scherzare con questa. 17 pari intanto. Di Pietro. Per Benincasa bisogna chiudere su queste percussioni. Solo a soletta Benincasa, libera di fare ciò che più le aggrada. 17-18, ancora un gol di svantaggio per Sassari, che contro Teramo deve vincere, deve portare a casa questi punti. Onnes, l'avvicinamento, la palla per Falchi, ancora un fischio della coppia arbitrale a beneficio della sinergia. 20 minuti, c'è ancora tanto tempo per avere ragione di Teramo per quanto riguarda la sinergia. Attenzione Falchi, la conclusione, c'è la segnalazione del direttore di gara, 7 metri.
Tira, chi tira? Cucca. Impaurite. Toni a Cucca per il tiro dei 7 metri. Dentro. C'è stato per un attimo l'intercetto, la parata da parte del portiere, della portierona Bergallo. 18 pari. Allora, intanto in campo è tornata anche Zucchi Pastor, perché Sari stava giocando con un giocatrice in meno. Allora Palari è palla sbagliata. Canessa può servire Pastor, preferisce Contini che fa il pallonetto per il più uno. Bisogna galvanizzarsi, ritrovare fiducia e soluzione nelle soluzioni d'attacco. Sembra aver trovato l'alchimia giusta Sassari. Vediamo un po' nel proseguo di questi 19 minuti. Fallo sulla percussione di Palarie, spalle alla porta Albertini per la ripresa del gioco. Ancora Palarie, questa volta si è sovrapposta, anzi è andata a sostituire in posizione la Stettler, cioè in soluzione centrale. Eccolo lì, ancora un intervento di Contini a spezzare il ritmo di Teramo. Palarie, Stettler. Time out anche per noi. Bene, e intanto mentre si discuteva degli appuntamenti domestici di Gianluca si torna in campo. 19-18 il parziale. Fischio dell'arbitro, andiamo a capire cosa è successo. Non importa più, palla di Pietro, il tiro, palla fuori, linea H, chiama in causa Chiara Falchi, Zucchi Pastor. Il blocco, il tentativo di Toni a Cucca. Sassari può approfittare del possesso di palla per incrementare il proprio vantaggio. Onnis cinturata. Si riprende dai 9 metri. Falchi ancora, settore di sinistra. Percussione per via centrale di Toni a Cucca che si alza, tira. Palla che si incastra nei piedi di Bergallo. Ripartenza di Palarie, supera la linea media nel palleggio. Lo scarico per Di Pietro, arriva Contini che prova a spezzare il ritmo. Fischio, forse tardivo dal direttore di gara. 19-18 ancora per Sassari. Palarie su Di Pietro, gioco che si sposta sulla destra d'attacco di Teramo. Palla che si impenna, ma c'è un intervento falloso da parte della sinergia Sassari, della retroguardia sassarese. Palarie, scarico per Stettler che ancora una volta perde palla e c'è il tocco di piede da parte di Zucchi Pastor. Fiscalissimo il direttore di gara quando si tratta di cominciare a correre. Lampis per Di Pietro, ancora Albertini. La finta e forse qualche passeggiata. Ancora Di Pietro. Azione snervante di Teramo.
Vediamo cosa decide di fare Teramo, perché ha difficoltà a chiarirsi le idee. 16 minuti intanto alla chiusura del match. Pallarie, palla che filtra, ma ancora intervento dell'arbitro. Partita che viene male anche da descrivere, il tiro poi a sorpresa di Di Pietro, con gli impreparati tutti, soprattutto in NH, 19 pari, Pastor per Onnes, intercetto di Bergallo, e Gianluca è bravo anche Bergallo. Sta facendo il suo dovere, anzi Anita aveva parato un po'. Parato e non parato, adesso si sta un po' riprendendo nel secondo tempo. Anche Bergallo è una ex, ricordiamo. E anche Bergallo è una ex. Palla Lampis di Pietro. E Teramo ci prova, vuole andare in vantaggio. Ancora Lampis, ci riesce. È il suo tiro, è il suo colpo, c'è da cambiare qualcosa in porta evidentemente. Può tornare Luana tra i pali, crediamo Onnes intanto per Zucchi Pastor. Le scivola la palla. Contini, Cucca, Falchi, tornata tra i pali Monreale. Lo scarico al limite per Canessa. Canessa è uscita, era il capitano nazionale, c'era il pallamano, l'anno scorso giocava a Nuoro, sempre in Serie A. E intanto Teramo fa più due. E succede quel che non dovrebbe, più due per Teramo, col gol di Benincasa, allarme rosso per Sassari, che deve trovare il bandolo della matassa prima che la cosa si complichi ulteriormente. Deve segnare su questa azione Cucca per Contini, 7 metri. Deve andare assolutamente a segno Sassari. Evitare ovviamente di offrire il fianco nelle ripartenze. Intanto anche Takax per dare il suo contributo in questi 10 minuti. Palla che non le fosse la pena entrare, invece sì, con Onnis. Meno uno. Calma e gesso. 20-21 per Teramo. Bisogna arginare adesso questa azione d'attacco. Dire no. Pallarie di Pietro, l'intercetto in maniera irregolare da parte di Canessa. Pallarie, Stettler ci prova Teramo ovviamente, ma Sassari deve vendere cara la pelle. Pallarie per Di Pietro, gli riesce comunque a scaricare su Lampis. Non chiudono bene Sassari per Stettler. Attenzione ancora Albertini dal limite, proprio dal limite al limite. 20-22, si ferma il cronometro, occorre prestare soccorso ad Albertini. Torniamo in cronaca per sottolineare l'infortunio a Cinzia Albertini.
E Sassari, a Sassari manca l'impronta del gioco, forse anche l'entusiasmo, non so cosa manchi a questa squadra, vedremo. 10 minuti intanto, 10 minuti per Sassari avere la meglio su Teramo. Andrea Takax, Onnis, palla che attraversa tutti i settori di gioco. Takax non tira, arriva Onnis che scarica ancora su Takax, palla per Falchi, poi non si sa, la prendi tu che la prendo io, bene in casa, contropiede e palo di bene in casa sul contropiede, un po' di sorte a favore per Sassari. Takax, poteva essere un momento molto difficile andare a meno 3. Takax per Cuca, bella la palla, un assist magistrale per Contini, 21-22. E forse un dubbio dovrebbe sorgere, se Teramo è ultima a 0 punti e sta vincendo a Sassari, Sassari è in un momento no o Teramo è in un momento sì? Allora, diciamoci la verità, sono due squadre che hanno non pochi problemi di varia natura e i risultati si vedono, la partita è quella che stiamo vedendo purtroppo. Adesso speriamo, a dire il vero, perché le vittorie, come ho detto prima, aiutano anche a risolvere i problemi, che la squadra riesca a rimettere le cose a posto. Insomma, è già toccato. E intanto, quando serve, arriva la zampata di Andrea Takax. L'abbiamo visto nel primo tempo, l'abbiamo visto nel momento del bisogno. Arriva, intanto, ancora avvicinamento tra i pali per Teramo. 22-22 dice lo scorer. Di Pietro, lo scarico per Lampis, si chiudono le maglie della sinergia. Di Pietro il tiro, la parata di Monreale, arriva a Ilenia Contini il pallone, Canessa il tiro, l'intercetto e c'è il fallo di Lampis e si va dai 7 metri. C'è Takax, ancora una volta per il vantaggio, perché se entra è vantaggio. Andrea dentro, 23-22, Sassari che sembra aver trovato l'equilibrio che le occorreva in attacco, la giusta concentrazione in difesa. Teramo che sembra accusare il colpo, Stettler perde palla, ma c'è azione fallosa secondo il metro di giudizio del direttore di gara. Palarie offuscata, annebbiata in questo ultimo frangente. Meno 9 minuti alla chiusura del match, bene in casa, subisce fallo Stettler. Attenzione perché Sassari può approfittare del momento di smalamento di Teramo e cercare di incrementare il proprio vantaggio. Palarie, soluzione centrale, passaggio sulla destra per Albertini. Lampis si sovrappone a Di Pietro avulsa la manovra, arriva Stettler il pallone, il settore di sinistra, si accentra Stettler, ancora passaggio per Albertini, c'è però selva di braccia, lancio lunghissimo per Contini, tempo regge a Contini, abbattuta da Di Pietro, Blardinelli. ...23-22... possibilità per Sassari di aumentare il vantaggio, di incrementare di un gradino per la scalata alla vittoria. Falchi su Cucca, ancora Takax, si fa sempre più difficile Takax, Cucca spezza il ritmo. Onnis, Stettler, Palarie per Teramo portano la palla oltre la metà campo. 23-22, 7 minuti, rallenta il ritmo Teramo, non vuole prestare il fianco alla ripartenza di Sassari. Albertini, bene in casa,
palla che per un attimo non viene agganciata, e allora 23-22 ancora. Attenzione, Stettler in slalom, messa giù. Chissà che ha visto l'arbitro. Si riparte a 7 minuti 27 dalla chiusura del match. Blardinelli per Albertini, Palari su Stettler. Stettler che si sta spostando più sulla destra, eccola lì, per tentare poi la percussione, questo tipo di percussione. Si riporta sulla sua mattonella Stettler, eccola lì, e va a accusare Ferto. 23 pari ancora una volta. E ancora una volta il pareggio, 23-23, Takax, palleggio, l'avvicinamento, lo scarico su Onnis, possibilità di servizio, c'è la finta, ancora un'altra finta, Onnis perde la maniglia col pallone, c'è fischio però del direttore di gara e si va come si può. Continui. Perde palla ancora una volta Sassari, grandi difficoltà per il padrone di casa. Albertini l'intercetto sul passaggio sbagliato, calibrato comunque male, non arriva sul pallone Luana Monreale sulla deviazione di Takas. 23-23, ancora 5 minuti di passione e intanto time out anche per noi. Torniamo in campo in cronaca con il match che vede impegnate Sassari, Sinergia Sassari e Teramo. Punteggio, manco a dirlo, sulla situazione di parità 23-23, a 5.50 dallo scadere. Stettler in possesso di palla per le ragazze in maglia biancorossa, ovvero sia Teramo. Ed è il bombardiere Palari in possesso di palla, Bellardinelli, il tiro, palla che prende il palo e l'arbitro puntualmente sanziona con un tiro dei 7 metri la retroguardia da Sassarese. Allora Palari contro l'Uomo Monreale, credo che sia un discorso già da mandare in archivio, vediamo un po'. Parata di Monreale, l'abbiamo tirata un po' a Palari, 23 pari l'Uomo Monreale. Falchi per Toni a Cucca, calma e gesso, Takax la finta, Cucca la finta anche lei, c'è il tocco, c'è il fallo forse. Takax, il buon servizio per Toni a Cucca e l'intercetta ancora una volta. 23-23, bravissimo portiere Palari, un altro grandissimo portiere e un altro grandissimo e puntuale fischio dell'arbitro. A me sembra che non abbia voglia di correre e allora fischia qualsiasi cosa pur di stare lì. 23-23, 4 minuti. Penso che sarà Albertini ad andare al tiro.
cambio dai 7 metri, Gianluca. Sì, adesso Albertini realizza, no? Dopo il gol è parato a Palari e forse non se l'è sentita, tra virgolette. E adesso ha realizzato di nuovo avanti Tenamo. Saranno gli ultimi 4 minuti una battaglia per portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali, mi ripeto. Attento a terra Monreale perché ha messo male, non so, sembra un problema al ginocchio. Sicuramente ce la fa e Sassari deve affrontare ancora un gol di svantaggio, deve risalire la china, reagire d'orgoglio e determinazione. 23-24, 3 minuti per Sassari. Falchi su Cucca, il palleggio, l'avvicinamento, scarico, Canessa, sbaglia Canessa l'attacco, Belardinelli su Settler, è buono l'intervento di Onnis da strozzarci il commento in gola. Canessa chiusa, fallo. E allora cominciamo ad invitare i deboli di cuore ad allontanarsi dallo schermo perché questa partita è il fulmicottone. Gianluca. Sì, adesso 3 minuti, come dici tu, al fulmicottone, dove chi ne avrà di più dal punto di vista mentale soprattutto, perché per il resto 24-24, ma ancora 2 minuti per sapere chi porterà a casa i 3 punti. Albertini, Stettler, Palari, attenzione su Palari, bisogna chiudere le maglie, non permettere una facile circolazione di palla. Lampis per Stettler che ha trovato il pertugio, poi ben in casa si riparte dai 9 metri. ...24-24... Palari, Lampis, siamo nel settore destra, settore opposto, ben in casa, sceglie l'angolino, parte da lì, scarica su Albertini, Albertini si accentra, Stettler ancora, attenzione all'avvicinamento, la linea di 7 metri. Palari finge di decollare, il pallonetto a beneficio di Contini, 7 metri e 2 minuti, ha tentato il tutto per tutto, ingenuamente dice il mister Albertini. Allora 7 metri, lucidità, lucidità è quella che è mancata ad Albertini nel fermare in linea Contini. Takacs contro una promessa, e la promessa resta lì dov'è, Dovesi, 25-24, più 1 a 1.40, è una partita che non doveva prendere questa piega per Sassari. Stettler, attenzione, il tiro, l'infrazione. Adesso la sinergia sta facendo difesa singola, Contini su Palari per questi ultimi minuti per limitare il loro principale terminale, se non quasi unico terminale offensivo. E questa altra decisione discutibile da parte del direttore di gara, comunque decisione presa. Si riparte dai 9 metri, un minuto, più 1 Sassari, è tornata in campo Di Pietro, il bolide di Lampis, la parata, attenzione, bene in casa, era appostata nel mattonella giusta. 55 secondi, calma, chiudere le maglie, Stettler lo scarico, attenzione, Lampis nel diagonale e la parata di Luana Monreale. 40 secondi e Sassari vuole portare a casa, tenere in casa i 3 punti. 27 secondi, più 1 Sassari. Quanto c'è da soffrire ancora, deve andare a Referto, non è andata nonostante
E c'è la segnalazione del direttore di gara. A 5 secondi. Sassari può già contare sulla vittoria con questo pietra tombale sul match di Ilenia Conti. 26-24 finisce l'incontro. Finisce la partita con il risultato di 26-24 per la Sinergia Sassari. Appuntamento al prossimo incontro casalingo, che sarà qui al Palasantoro sabato